Finalmente, siamo collegati sulla grande piazza di Piazzano Jonico. La vedete anche voi, è un mare di partecipanti della CIA. Ha detto che qui sono arrivati da Polisi, dalla Campania. Io credo che voglio ringraziare intanto i sindaci che sono vicini a noi. Noi della CIA veramente abbiamo un progetto straordinario. Con tutti i sindaci dobbiamo partire da un passo. Presidente nazionale della CIA Mastro Cinque. Finalmente mettiamo in sicurezza le nostre aziende. Le nostre aziende stanno producendo. Avete contenti la riuscita di questa iniziativa? Evidentemente gli agricoltori non ce la fanno più. Con una grande mobilitazione per mettere in sicurezza le nostre aziende. Siamo qui oggi in piazza a Scancano, una manifestazione della CIA nazionale. Siamo oltre 2000 agricoltori con i trattori. Giuseppe, devi gridare un po' di più, però devi gridare un po' di piazza, più. Siamo in piazza qui a Scanzano a manifestare oltre 2000 persone, un evento nazionale della CIA, della nostra confederazione, per manifestare il disagio, la disperazione, l'esasperazione che le aziende agricole stanno vivendo in Giuseppe, questo periodo. Giuseppe, il presidente provinciale di Matera della CIA, che con gli italiani, ma anche un giorno di Scanzano. Ma è possibile dire questa grande così difficile per la agricoltura? Adesso nelle nostre aziende purtroppo stiamo subendo questa grande speculazione che è in atto, così come ha detto anche il governo italiano. Purtroppo vediamo il costo dell'energia, dei carburanti, delle materie prime, dei fertilizzanti, che hanno subito un aumento spaventoso, mentre il valore delle nostre produzioni è sempre a ribasso. Così non si può produrre. Il problema è che noi non siamo aziende come altri settori che possono sospendere momentaneamente le loro produzioni e riprenderle magari poi in tempi migliori. Noi, le nostre piante, i nostri animali hanno bisogno lo stesso di essere curati, di essere nutriti. Se ci dovessimo fermare alla ripartenza, perderemmo le nostre aziende. Giuseppe, io sono a Bologna davanti al mercato delle oggi e domenica, ma anche i commercianti hanno detto che anche loro vivono la crisi, e oltretutto i prodotti hanno un aumento. Com'è possibile? Voi mi vendete di meno, i costi di più, non mi sa il problema. Purtroppo, Filippo, non riesco a sentirti bene perché qui la piazza è molto rumorosa. Comunque il vero problema è questo: purtroppo i nostri prodotti non sono remunerati nel giusto modo lungo tutta la catena di distribuzione, lungo tutta la filiera. Purtroppo il valore aumenta, ma alla base dei produttori il valore è sempre lo stesso. Sappiamo che i costi sono in continuo aumento, ma ai produttori arriva ben poco di quello che è il valore di vendita finale del nostro prodotto. Noi vogliamo continuare a produrre generi alimentari, così come stiamo facendo durante questa grande difficoltà. L'abbiamo fatto anche durante la pandemia. Passiamo 2 anni e mezzo di pandemia quando tutto il mondo si è fermato, però gli agricoltori non si sono potuti fermare perché dovevano garantire i beni di prima necessità alimentari a tutte le famiglie. Questo la dice lunga. Benissimo, benissimo. Abbiamo discusso della fauna selvatica e dico che su questo tema non bisogna fare filosofia, non bisogna fare assolutamente filosofia. La fauna selvatica deve essere selezionata. Per quanto riguarda il caro prezzo, sappiamo che un piccolo segnale va dato il governo l'altro giorno, ma non basta assolutamente. Sì, sì. Bisogna intervenire sul caro prezzo dei carburanti,
dell'energia. Nel frattempo, Rocco, puoi riprendere la piazza per piacere? Puoi far vedere la piazza? Sono arrivati a scansione immediate sull'ottimo. Noi vediamo la faccia venga chiusa subito. Senza senso, ma soprattutto diciamolo dalla Basilicata, servono delle misure strutturali. Se addirittura il signor di Tesla ha detto che occorre utilizzare, però nel frattempo vediamo, occorre utilizzare petrolio, è normale, è obbligatorio e doveroso che noi da qui diciamo che dobbiamo utilizzare gas e petrolio con la consapevolezza che lo si può fare nella tutela della salute e dell'ambiente. Dobbiamo avere coraggio e responsabilità. Questa guerra ce lo sta dicendo, consentiamo questo insegnamento perché mai più dobbiamo essere dipendenti di altri paesi. Leggevo che nella sua intervista che prima della pandemia l'agricoltura nel Mediterraneo era la siccità, superato il 3%, in contro tendenza rispetto al resto dell'Italia. Ecco, mi facciamo vedere dal quale bisogna ripartire, perché l'agricoltura in Italia, l'agricoltura è l'identità, evidentemente l'agricoltura è il mezzogiorno, ha bisogno dell'agricoltura. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Presidente. A te la piazza e a tanti della CIA. Grandissimo onore per una grandissima manifestazione. Ce l'abbiamo che può rispondere alle nostre domande. Grazie, grazie Donato. Altrimenti chiamami di oggi. Presidente sta parlando. Come è capitato tante volte. Filippo, adesso sta parlando il Presidente nazionale. Vicepresidente, ce l'abbiamo? Abbiamo chiamato le istituzioni regionali, nazionali, le autorità, i colleghi, Oggi questa manifestazione di piazza è importantissima perché noi portiamo all'attenzione della politica, abbiamo fatto già un'operazione nelle nostre, nel gruppo dirigente e siamo in qualche modo parzialmente soddisfatti perché un po' di nostre proposte sono state accolte, tipo la riduzione delle accise sul gasolio, il credito d'imposta, il riconoscimento delle aziende agricole come aziende che possono fare anche energia pulita. E un po' di modifiche per quanto riguarda un po' di adempimenti che vengono avanti, però ci rendiamo conto che questo non basta perché i problemi sono tanti, dobbiamo iniziare a lavorare sulla sostenibilità sia energetica ma per quanto riguarda anche le produzioni, le provvigioni, perché non possiamo dipendere solo ed esclusivamente dall'estero, poi quando accadono questi fattori chiaramente andiamo in difficoltà e questo deve essere un inizio. Le difficoltà di oggi ci devono far capire che dobbiamo mettere in campo quelle strategie che ci danno la possibilità di essere più sostenibili, più produzione, accogliamo con piacere anche questa idea della sulla nuova PAC del Parlamento europeo di mettere a disposizione quel 5% che fino ad oggi eravamo obbligati a mettere a riposo per la biodiversità, a metterli in produzione, che riguardano tantissimi ettari che possono essere coltivati. Questo è un altro elemento che ci dà soddisfazione. Diciamo che oggi ci ritroviamo qui in piazza a manifestare difficoltà che noi sosteniamo, problematiche che sosteniamo da tanto tempo.